Come ti vedi tra 2 giorni? Ma sto cercando di farmi crescere la barba, quindi probabilmente sarà più lunga la mia barba. Spero di cadere anch'io da un palazzo, ma spero che non mi cada la barba. Quello sì, non vorrei che mi cadesse la barba. Ci ho messo impegno a farmela crescere. Quindi possiamo dire che ciò che conta di più per te nella vita è la barba, è la tua barba. Sì, diciamo che la barba, ecco, un po' come un La barba, figlio, non un po' come un figlio piccolo, ha sempre bisogno di attenzioni, di cure, meticolose a volte. E non passa minuto in cui non ci pensi. Io tutto gli penso sempre alla mia barba. Quando lavoro penso che non mi si sporchi la barba. Quando mangio spero che cadano dei pezzi di cibo nella mia barba per mangiarli poi successivamente. E quando li rimangio dico grazie alla barba. La barba è uno stile di vita innanzitutto. Non è per tutti, solo per i veri timorosi. No, non è per i timorosi, io non voglio che la mia faccia venga nascosta, è un modo per valorizzarla. La contorno è come una corona per il re. La mia barba mi rende Ma re di cosa? re. Beh, innanzitutto il re dei Dresda. Poi quando lavoro sono il re del lavoro, quando sono in macchina sono il re della strada. Grazie. Prego. Grazie.
no, qua. Il navigatore dei Dresda. A 300 metri sei arrivato. Bravo, che gioia che mi dai. Facciamo così, al ritorno non ti dico niente, così magari cadi in un fosso. Madonna mia. Ah, dove eravamo prima, ma non abbiamo visto un cazzo. Caldo. Me l'ho detto, andiamo fino in fondo. Ah, vabbè, dai. Ma cos'è? Ci sono. Ci sono dei problemi per il. Per il video? Ma sei in un bagno o in un caldo bagno? In un caldo bagno! Sono via Preconcello. Ah, ok, grazie. Ciao. 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 Non metto a fuoco, cazzo. Grazie per forza. Comprata, la strada.
stavano anche immersi nella nebbia totale. Più scemi di noi ci sono delle scimmie. Urlatrici. Le scimmie urlatrici. Le scimmie sceme. E Frank Grullo. Eccoli in lontananza, sono loro, i più fighi del mondo, proprio loro, sì sì, volevo farvi il filmino, eccoli qui, sono proprio loro, sembrano loro, guarda che bagli occhi. Cos'hanno? C'è tipo l'influenza 2000. Grande. No, ho la febbra 2. No. Ho la febbra 2. Ma puoi dargli un passaggio a te, Dani, col c'è il bus, è vero, il bus è il disorto del drama bus, ma costa 10 euro. Ma va. No, costa 5. Ma chi è che lo gestisce? No, costa 5 euro. Ma che la parte? Non lo so. 8 alle 8. No, lo prendi. Magneto. Mica da fare. Non vuoi dire niente, cioè. Gestivano tutto a martellate, cioè. Ma lo risolvevano con delle martellate. Mi sono gigante. Fatto male al dito. Allora, mica non va l'impastatrice, mica non vedi quello che piglia una mazza. E poi funziona l'impastatrice. Tipo, trovano qualcosa che noi non sappiamo. Sì, boh, un segreto forse che viene rivelato solo dopo 8 giorni di lavoro. Quadra di ponte. Mica, cioè, scrostami il cemento da quella piazza. Vabbè, dai, piglio, ho fatto lì. No, mica, vai, guarda. Mica martellate, capito, cioè. A volte. Fare entrare i renditi. I renditi mi davano la tua, no? Allora usa dei chiodi, porco di. Che cazzo ti devo dire? Tutto martellato. Se devo tenere per non portare una cosa, non porto bene. Smontiamo. Stiamo smontando per andare a suonare. È una cosa che abbiamo fare, tra l'altro. Non suonare, ma smontare. Adesso vi farò vedere mentre camalliamo la roba per le scale, per farvi capire quanta sofferenza ci costa. Quanta sofferenza ci costa andare a suonare. Quei cavi da dietro?
trasmissione live, non c'ho pazienza. Dura la vita, Vieni qua Mirko.
qua. Di qua. Sta fa. Sta fa che sta fa. Dammi i baci. Riempimi di baci. Anche tu naso. È un po' come un sexy bar. Non dormiremo mai. Dai, basta, basta. No, raga, mica mi pesto. Non giuro, mi ammazzo di morte. Ciao, buonanotte. Ciao Elena. Ciao, no, buonanotte. Ma... Continua a Ora Daniele dai fornelli. Ti è scappata la mano in cucina ieri sera, eh? Cosa la fantasia! Cosa la fantasia! La fantasia di Nanitano! Bomba rossa! Ma dov'è che il mascalzone? Oh, spunta un mascalzone! Alla fate di tirata lunga! Mirko, sto facendo un filmino! Dici qualcosa tipo bubalisci. Dici qualcosa tipo bubalisci. Italia 1. Guarda, guarda. Guarda l'universo. È veramente orgasmico. Provo ma non ci riuscirò. Io vado a fare. No dai, io. Cosa c'è di dire? Non c'è nessuno. C'è nessuno. Non 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 essere pedante. C'è una roba dietro. C'è una cosa dietro. Dì una cosa. Io cambiando gli stessi esteriori. Cambiando gli stessi interiori. I Dresda anche prima dei concerti sono punk rock. Infatti giocano con i cuccioli. T'hai inteso, fai la voce fuori campo del carro. Ma già figata, c'è la stazione. Valignano. C'è la stazione a Montagnano. Non c'è Montoggio. Ferma a Montagnana, Genova Brignole, Genova Principe, Genova Montagnana. Genova Montagnana.
pochi eletti, diffusione molto, cioè non diffonderemo questo video. Devi dire, tutti gli amici del fan club. Dai, dai, è già partito, è già partito. A tutti gli amici del fan club d'Italia un'anteprima riservatissima del nostro disco. Il nuovo disco dei Dresda, Quando sei qui con me, dai, non ho più pareti, anche gli infiniti, mi raccomando, questo rimanga riservato, no? Per solo i fan, solo i fan. Scaricatela! Vai. Vai ragazzi, comincia la festa! Al mio via, girate di 90 gradi i vostri monitor! Via! Scarica anche tu la suoneria del cellulare in diretta! Piaccia 11, vabbè, regalo, questa suoneria! Sarà una festa ogni volta che ti chiamano! Lo vuoi? Lo vuoi? Clicca! Clicca sul nostro sito!